E bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bisticca ed oggi sono i miei. Ci troviamo qua su Minecraft, ragazzi, perché volevo fare un'altra cosa nuova, ovvero una specie di fornace automatica. Praticamente, ragazzi, allora, qui ho già preparato il minecart con l'hopper dentro, la chest dove ci dovranno mostrare tutti i materiali. Intanto nel minecart ci ho già messo un po' di bistecche e il carbone dopo per provarlo. E poi ho preparato questa, insomma, piattaformina con il bottone per attivare i binari. Allora, avevo già in mente il design da realizzare e quindi andiamo subito a costruirlo. Allora, piazziamo subito le fornaci qui alla base. Le mettiamo tutte così. Perfetto, visto che una deve avanzare dopo. Poi mettiamo tutti gli hopper. Ne ho preparati anche troppe rispetto alle fornaci, ne ho 20, le fornaci sono 15, quindi avanzeranno alla stragrande. Li mettiamo tutti così. Ok, manca l'ultimo. Ok, e questi erano gli hopper. Poi servono i binari potenziati, li mettiamo così sopra tutti gli hopper. E poi vediamo anche se ne serve qualcun altro. Ok. Poi, allora, cominciamo a tirare un po' le somme. Qui chiudiamo. Qui ci servirà un binario. E i binari li dobbiamo andare a prendere perché sono finiti. Qui ci serviranno. Oddio, ragazzi, ci è andata anche male. Per un binario solo non ce l'ho, eh. No, non me lo sono portato. Ci va male perché me ne serviva solo un altro. Me ne serviva solo un altro, perché qui ragazzi mettiamo i binari questi. Ora non mi ricordo come si chiama. I binari rilevatori, che praticamente servono per, diciamo, far continuare il segnale, direi l'impulso di redstone. Almeno per come l'ho studiata io, ragazzi. E poi non so che servono con precisione, comunque. No, scherzavo, non ci serve, ragazzi, perché di qua è vero, ce l'abbiamo. A posto, a posto. Allora torna tutto. Bene. Quindi possiamo chiudere, possiamo già chiudere. Bisogna mettere il vetro che ho preparato il vetro nero. Non lo so, ragazzi, mi ispirava così il nero. Vediamo come ci sta. Sì, ci sta anche bene. Ci sta anche bene, visto che la stanza comunque è abbastanza scura. Siamo sottoterra. Perfetto. E questa io la poi, ragazzi, la lascerei così un po' al naturale con la terra sopra. E l'andesite levigata che ho messo dietro, così ragazzi, vedendo, cioè con i vari binari a vista, il carrello che si dovrebbe muovere. Qui, ah, l'ho portato. C'avevo anche due carrelli addirittura, sono proprio rincoglionito. Vabbè, intanto uno ci basta e ci avanza, ragazzi. Attiviamo e vediamo un po'. Il carrello va avanti, torna indietro. Perfetto, perfetto, perfetto. Le fornaci si riempiono. Le fornaci si riempiono. Le fornaci non si riempiono. Non è una situazione simpatica, francamente. No, 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 no. Quindi bisogna intervenire. Che è sto? Stai fermo! Ragazzi, non si ferma. Oh, ma che cazzo? What the fuck? Allora, ma che cazzo è successo? Ragazzi, c'è qualcosa che non torna. Vabbè, perché il carrello è diventato. Va bene. Cosa? Vabbè, ragazzi, allora facciamo così. Sistemo un attimino la situazione e poi ci ritroviamo. Ragazzi, sicuramente quando ci siamo trovati l'ultima volta, il design è quantomeno un po' cambiato. Allora, vi spiego un po' cosa ho combinato. Perché, ragazzi, come avevo costruito prima, non so perché, ma praticamente nelle fornaci il carbone arrivava, ma non arrivavano le costolette di maiale. Quindi non arrivava il cibo, ragazzi. Non so perché, ma mi si fermava tutto negli hopper, che se vi ricordate prima erano dietro. Adesso, ragazzi, non so come, cioè, non so come. L'ho spostati sopra e non so come. Magicamente adesso il cibo arriva, quindi ragazzi io non lo tocco più. E siamo tutti più contenti così. Ho messo delle torce, quindi ho rimosso il bottone. È vero che in questo modo
diciamo, il circuito poi sarà sempre attivo, il carrello sarà sempre in movimento, però tanto ragazzi alla fine cosa ci cambia? Cioè o averlo sempre in movimento o no, non cambia veramente niente. Quindi adesso leviamo un attimino le costolette di maiale, con tanto non ci servono, e volevo diciamo fare un test anche con voi. Quindi ho preparato altre costolette, anche quelle, no, insomma, le vere e proprie bistecche, quelle di manzo, visto che ho delle belle mucche, le ho fatte un po' fuori. Ecco, qui ragazzi abbiamo 50 costolette di maiale crudo, butteremo anche quelle dentro. Qui altre, ma che cazzo, ma sono filate tutte nelle prime chest. Che schifo, va bene lo stesso. Qui abbiamo le ultime 32, e vabbè, abbiamo milioni di costolette a cuocere ancora. Va bene, allora, mettiamo le altre qui. Allora, facciamo così: nella chest più in qua ci mettiamo il carbone, nell'altra ci mettiamo il cibo. Quindi mettiamo questo, questo e questo. Dovrebbe togliersi tutto. Il cibo si leva, il carbone si leva. Perfetto, ragazzi. Quindi piano piano entreranno in moto tutte le fornaci. Veramente piano piano, Ci vorrà un bel po' di tempo. Comunque, ragazzi, avete visto? Il meccanismo funziona. Dovesse funzionare anche voi, ragazzi, cioè dovesse piacervi, tranquillamente potete risfruttarlo. Non l'ho fatto in grande, tanto ragazzi, materiali da cuocere, oddio, non è vero, e non ne uso, ne uso anche troppi, però tanto avendo un sacco di fornaci dentro il magazzino, principalmente userò quelli lì. Quando però dovrò cuocere materiali in grande quantità, tipo non lo so, tanto vetro, tanta pietra, anche se comunque il piccone è un tocco di seta, insomma, verrò qua e userò la nostra super fornace mega mega potenziata, mega veloce. E quindi ragazzi, appunto, questa era la fornace. Qui è vero, ci rimangono le chest scoperte, però alla fine può darsi anche ci torni comodo, perché comunque possiamo sfruttare il fatto di venire qua sopra e metterla direttamente da qui la roba, quindi anche molto molto più comodo. E va bene ragazzi, intanto lì lasciamo il tutto a cuocere. E adesso direi di pensare definitivamente a sto benedetto progetto diciamo del muro degli iscritti. Praticamente ragionando sotto l'altro video di Minecraft con due di voi, mi è stato consigliato in ordine di costruire un ponte. Praticamente il ponte cosa significherebbe? Mano a mano che scorrono gli episodi, andare ad inserire il nome di due di voi. Praticamente facciamo conto, qui c'è il ponte, mano a mano va a salire oppure andare avanti, e sia a sinistra che a destra, siccome c'è diciamo il bordo, il parapetto, andare a mettere un cartello, se, per esempio sia qui che qui, con il nome di due di voi. Il che potrebbe anche starci, non è male come idea. Però ragazzi, cosa c'è che non mi convince? Il fatto che il ponte, non magari per gli iscritti, però magari per tante altre cose, diciamo, già altri youtuber l'hanno fatto. Per esempio mi viene in mente, se non sbaglio, Stepney, che ha realizzato un ponte per i vari step del canale, praticamente, non so, per i 10.000 iscritti, 100.000, 500.000 e via andare, ragazzi. Cioè, la mia non sarebbe la stessa cosa, però insomma, in sostanza il ponte non mi convince. Un'altra idea me l'ha dato un altro ragazzo, che in pratica mi ha detto: ma perché non costruisci una foresta e di volta in volta per ogni albero vai ad inserire i cartelli con i nomi di alcuni iscritti? E allora, l'idea non mi dispiace, perché mettere un cartello su un albero, ragazzi, è bello anche da vedere. Cioè, comunque si tratta di mettere il legno sul legno, il che ci potrebbe stare, anzi anche a livello grafico non è affatto male. Però in fin dei conti fare una foresta così a caso nel mondo non ha molto senso. Quindi cosa gli ho risposto? Un viale alberato forse sarebbe meglio. E in effetti ragazzi, un viale alberato mi ha stuzzicato molto l'idea, perché andare a fare un muro a caso che parta di là e arrivi di là
non ha senso, perché veramente non ha senso. Anzi, forse è anche molto brutto da vedere, perché comunque poi mettiamo, abbiamo la necessità di andare in barca di là, e in barca di là non ci andiamo perché c'è il muro, quindi non avrebbe assolutamente senso. Però il alberato sì, e l'unico posto in cui farlo, tanto andiamo ad uccidere lo scheletro, sarebbe proprio qui, dove praticamente, ragazzi, siamo affacciati, e muori male, dove praticamente siamo affacciati ora, ovvero proprio lì. Perché? Vi spiego. Di là non lo possiamo fare perché c'è il deserto, c'è la giungla, c'è la mesa. Quindi prima di un 5-600 blocchi non troviamo un filo d'erba, o meglio, l'erba sì perché c'è la giungla, ma non troviamo l'erba, diciamo, come abbiamo qui. Il che, ragazzi, per fare una foresta, cioè fare una foresta nel deserto non ha molto senso. Di qua, a distanza di un 200 blocchi, massimo 300, no, un po' di più, comunque non molto lontano, c'è la fine del mondo, quindi non mi convince andare in là, perché è vero che ci vorrà un sacco di tempo per riempire tutto, però poi prima o poi arriviamo alla fine del mondo e non avrebbe senso. E poi c'è anche il mob spawner, vero, uno potrebbe dire, ma vabbè, lo facciamo più in là, però ragazzi, comunque di qua non mi piace. Di là la fine del mondo è molto molto vicina, perché non vi ci ho mai portato, ragazzi, però è veramente vicina. Fate conto, superato, no, non quello, quello là dietro c'è un fiumiciattolo che passa in mezzo a due collinette ricoperte di neve, e poi arriviamo alla fine del mondo, quindi è molto molto vicino. Alla fine, ragazzi, di qua non c'è niente, cioè nel senso, a parte qui c'è il mare, e quindi in un certo senso ci potrebbe dare un po' fastidio, però poi per il resto, una volta attraversato il mare, non c'è più niente, quindi cioè possiamo agire molto molto tranquillamente e velocemente. E lui è anche morto, e intanto stiamo raccogliendo più archi che il re, che altro. Quindi vi spiego un pochino come pensavo di fare. Appunto, pensavo di farlo lì, come ho già detto. E l'idea sarebbe fare una striscia di terra che vada verso l'infinito ed oltre, larga 4 blocchi, magari possiamo fare, oddio, possiamo fare le due strisce laterali di terra, così ci possiamo piantare gli alberi, le due strisce centrali magari, non so, di cobblestone, se no è brutto fare tutto di terra, è vero che dopo diventa erba, però insomma tutto di terra non mi piace tantissimo. E l'idea sarebbe magari di mettere, non so, un albero qui e l'albero dopo a 3 blocchi di distanza, 4 blocchi di distanza. Secondo me, ragazzi, così potrebbe venire molto molto carino. Quindi per chiudere il video, direi di ritrovarci nel prossimo episodio con le idee definitivamente chiare. Ovviamente fatemi sapere anche voi la vostra su questa cosa del viale alberato. Dovesse piacervi, nel prossimo episodio lo facciamo subito. Ah, e intanto, ragazzi, ovviamente lasciatemi anche un commento con scritto il vostro nome, così da poter inserirvi, da potervi inserire nel viale, dovesse venire il viale, oppure consigliatemi qualche altra struttura. E nel caso in cui qualche altra struttura da voi consigliata mi dovesse piacere, l'andremo comunque a realizzare nel prossimo episodio, anche, diciamo, anche se non vi ho chiesto il vostro parere, diciamo, me l'ha consigliato una persona, però ragazzi non possiamo continuare a rimandare questa storia, perché se no veramente facciamo più episodi dietro a un viale alberato o a quello che sarà, piuttosto che, non lo so, alla casa per cui ci abbiamo messo un episodio solo. E quindi, ragazzi, appunto, il video può finire qua. E vi ricordo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al canale, di condividere il video, appunto, di un bel commento. Fatemi sapere, appunto, questa cosa del viale alberato o di quel che sarà. Ah, intanto consigliatemi anche un qualcosa da andare a costruire qua davanti, perché francamente tutte le volte che vado a uscire da casa non è che posso vedere sto schifo pieno di torce e quel magazzino strano e quei 4 alberi messi in croce con un pollo che sta lì. E quindi, ragazzi, direi che ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Buona!